splendida Era, madre divina, saggia Atena, possente Poseidone, che scuote la terra, zelante Artemide, con la sua mira letale in grado di trafiggere perfino il cuore di un colibrì. Cani travestiti da dei, tutti loro, riesco a vederti. Vieni più vicino. Aiuto! Per favore! Aiuto! Non è colpa tua. Tu sei una vittima, come tutti i mortali, creati dalle mani degli sciocchi, riflessi schiacciati di uno specchio rotto. Guarda i tuoi dei! Questa qua ha ucciso 6 bambini innocenti per soddisfare la sua rabbia. Litigano, ardono di gelosia, ingannano, combattono e uccidono. Sono crudeli, vendicativi ed egoisti e, come per il tallone di Achille, queste debolezze saranno la loro condanna. Io non ho tali pecche. Gli altri sono caduti. Solo uno resta tra me e la riabilitazione dell'Olimpo. Solo il più stolto, arrogante, ottuso e presuntuoso figlio di Crono che mi ha intrappolato nel sottosuolo. Il solo e unico Zeus! Mi sei mancato molto, Prometeo, il mio cugino prediletto. Mi hai incatenato a questa roccia e un'aquila si nutre del mio fegato. L'ho fatto per amore. Tu hai bisogno del mio aiuto. Tifone è libero. Una volta hai combattuto al fianco dei titani i suoi alleati. Convincilo a fermarsi. Non è così semplice. Sta anche inibendo la mia capacità di vedere il futuro. Non ci riesco. Avanti. Colpiscimi. Non posso! Ha preso il mio fulmine! Ha preso tutto! Anche gli altri dei sono scomparsi! Guarda i mortali. Ormai è fatta! Quei malefici, stupidi scialbi parassiti sono stati tutti trasformati in pietra! Uno di questi malefici parassiti sta per salvare il tuo sedere reale. Il mio sedere è belle che al sicuro nelle stalle di Augia. E i mortali non saranno mai nient'altro che un errore. Vuoi fare una scommessa? Se vinco, ciò che ho commesso rubando il fuoco e facendoli sopravvivere diventa un favore. Ritieni che la tua punizione sia ingiusta? Direi che è un po' esagerata. Siamo d'accordo? Se vinci, smetterò di punirti e ti lascerò andare. Ma se vinco io, mi aiuterai a fermare Tifone a qualunque costo. D'accordo. Che la storia di Fenix sia la mia redenzione! No! Non un'altra storia! Questa quanto tempo dura? La mia storia ha inizio in mare. Una nave di soldati di ritorno da una battaglia lontana. La loro vittoria messa a repentaglio da una tempesta inattesa. Il mare si agitava senza sosta. Le onde divennero schiuma. La linea che separava il cielo e il mare era scomparsa. Le creste svettanti delle onde sprofondavano in valli profonde come il Tartaro. Stai davvero dipingendo un quadro? È un'arte. Insomma, la nave non aveva alcuna possibilità. All'alba, il sole sorse sui pochi superstiti rimasti. La persona di grado più basso tra loro, che portava gli scudi, che sognava le battaglie ma non aveva mai visto neanche Aspetta, una scaramuccia. Non dirmi che... Un
corpo... così. È il colore dello yogurt greco. Viso come... beh, lo sai. Una meraviglia. Occhi del colore del freddo metallo. Capelli come una cascata sulle rupi di Santorini. Carbonizzati. Puff! La tempesta! Sveglia! Devo svegliarmi! Eccola, la vedo chiara come il giorno. La persona di grado più basso portava gli scudi. Sognava le battaglie, ma non aveva mai visto neanche una scaramuccia. Raccontava storie senza agire. Phoenix. Che nome? Phoenix. Sembra il suono che fa uno stupido uccello quando si dà fuoco da solo. Il che sarebbe ridicolo. Sebbene, dovrai segnarmelo. Trascinata su una riva sconosciuta, Phoenix si svegliò. Per andarmene da qui, forse dovrei arrampicarmi lassù. Phoenix vide in lontananza il suo capitano e gli altri soldati. Per via dei giochi di luce quasi li vedeva mentre la chiamavano e la salutavano. Phoenix, di nuovo! Non sarai come tuo fratello Ligirone, ma caverò qualche cosa di buono da te! Reggi il mio scudo e non farlo cadere stavolta! Tu non c'eri lì! Lasciali stare! Sono solo invidiosi! Non capita a tutti di avere un fratello come il tuo! Locago! Locago! Riesci a sentirmi? Sei diventato freddo. Ma quale magia è questa? Ligirone! Dove sei, fratello? Sperduta e disarmata, Phoenix era vulnerabile. Devo stare calma, ricordare il mio addestramento. La spada di mio fratello! No! Ligirone! Fratello! Sei sempre stato il mio eroe. La mia stella polare. Ti riporterò indietro. Lo giuro.
Phoenix non aveva mai avuto il permesso di brandire la spada benedetta, un dono di Achille per il valore in battaglia. Era perfettamente bilanciata nel suo palmo, come se fosse stata forgiata per quello. La spada di Achille, eh? Il fratello deve essere stato abile in battaglia. Che cosa ha la tua voce che non va? Non ho mai avuto una spada, solo per dire. Phoenix alzò lo sguardo. Non era sola. Per gli dei! Indietro! Preparò la spada per il suo primo vero combattimento. Phoenix sentì i frutti del suo addestramento. Lassù dovrei riuscire a osservare la zona. È la statua di Hermes più grande che io abbia mai visto. Chi l'avrà costruita? Accerchiata dalle sfide, completamente sola, questa giovane eroina era determinata a salvare i suoi compagni e suo fratello. Che noia! Possiamo saltare questa parte? No! È importante per creare l'atmosfera. Mio vecchio amico, è un onore conoscerti di persona finalmente, ma non dire a nessuno che sto parlando con te. Ho già abbastanza guai per il fatto che imparo a memoria storie invece di arare il terreno a casa. E poi ci sono gli altri soldati. Quelli non sanno davvero apprezzare una bella storia. Il destino di Phoenix iniziava a mostrarsi. Finora mi hai solo mostrato un soldato mortale che ha affrontato una sola vera battaglia, mentre Tifone diventa sempre più forte. Non prendermi in giro, Prometeo! Ti giuro che quel soldato sarà la nostra salvezza. Perché se fallisce e Tifone ci sconfigge, o Zeus, re degli dei, il mondo sprofonderà nel caos. Un tempio di Apollo. Se c'è un oracolo o un veggente, potrebbero aiutarmi a sciogliere questa maledizione. Un grifone! Ma non esistono! Lasciami andare! Aiuto! Ehi! Ti salvo io! Arrivo! Devo trovare il modo di raggiungere quel crepaccio.
Come faccio a scendere? Lo stagno! A ogni passo, Phoenix sentiva il peso della spada di Ligirone, gravoso, come la responsabilità sulle sue spalle. Gli hai dato la tua spada! Ah, Achille! Ti volevo chiedere, perché ti aspetti di ricevere una spada da Achille? Come offerta, una normale offerta da parte di qualcuno che ha guardato nei tuoi occhi e ti ha detto che eri speciale, ecco tutto. Gli ho lasciato una rosa nel pettorale dell'armatura. Mi è andato qualcosa nell'occhio. Vai avanti. Chi vi ha fatto questo? Prometeo, smettila di compatire gli umani e passa all'azione. Bene. Ma adesso sì che ci siamo. Adamantini, il metallo degli dei persi dai servitori di Tifone, erano attratti da Phoenix, come se volessero essere forgiati in qualcosa di più grande. Tutto in una volta. Phoenix ha scoperto anche l'ambrosia. Prometeo! Ehi! Mi senti lì dentro? Arrivo! Ho trovato la tua ascia! Phoenix si avvicinò all'ascia, sentendo che la chiamava a sé. Sembra l'ascia di Atalanta. Deve essere una copia, anche se... Ma prima che Phoenix potesse recuperarla, una forza terribile risucchiò l'ascia nella fossa. Chi bussa alla mia porta? Nessuno? Pensi che quel vecchio trucco funzionerà con me? Vieni nel mio salone. Disse il ciclope al marinaio. Ma per favore, tanto non può usarla. Aspetta. Ah!
Bene, ecco la fine di Phoenix. Una narrazione passabile. A volte zoppicante, devo dire, ma la fine mi ha davvero colpito. E ora, a noi. È tempo di aiutarmi contro Tifone. Non è ancora finita, neanche per sogno. Cos'era quello strano posto? Quello è il Tartaro! Dov'è atterrata Phoenix, esattamente? Nel Tartaro! L'orrendo abisso nel quale avevo imprigionato Tifone! Deve aver aperto dei crepacci nelle cripte dell'oltretomba quando è fuggito! Lo sai tu, lo so io, dillo! Phoenix era nel totale dubbio! Ti odio! Ma non sei incuriosito? No! Vai avanti! Capisco se il tuo è coraggio o solamente follia. Vediamo se riuscirai ad accettare la mia sfida o se cadrai come tutti gli altri. Chi sei? Ehi! Phoenix ci passò sopra le mani, notando che mancavano diversi pezzi. Come se qualcuno le avesse fatte a pezzi. Sembrano essere fatte a mano. Come funzionano? Sempre se funzionano. Davvero? Più o meno. Lascia. L'ascia di Atalanta, la più letale delle cacciatrici, la più rapida delle eroine caduta per mano di Tifone. Ma non l'avevo trasformata! Hai trasformato un sacco di gente. Devo smettere di bere. Oh!
percepisco dell'altro in te. Uno dei miei fulmini! Nascosto da tifone. È finita! Phoenix diventerà cenere! Nessuno può usare quei fulmini tranne me! Oh, davvero? Riproduzione del fulmine di Zeus? Assurdo! Il potere percorse tutto il corpo di Phoenix. Era troppo da sopportare. Ma che mi succede? Tanti saluti, mortale! E poi, all'improvviso, si fermò. No! Le ali hanno scaricato a terra il fulmine. Sono state realizzate per sopportare le tempeste. Non dovrebbe succedere! Eppure, è solo l'inizio. Dopo essere finita negli abissi del Tartaro ed esserne sopravvissuta, Phoenix riemerse vittoriosa. Per ora? Quello sconosciuto che stavo inseguendo? Che fine ha fatto? Con le ali avrebbe potuto attraversare l'antico ponte e scoprirlo. Non mi metterei della roba trovata in giro. Chissà dove erano prima. Spesso Phoenix aveva raccontato la storia del geniale inventore Dedalo e delle sue incredibili ali. Forse qualcuno ha copiato il progetto, pensò Phoenix. Che cosa inutile? Oh, forse sono maledette? Se solo Ligirone fosse qui. È lui l'eroe, non io. Che cosa posso fare? Addormentare i mostri del Tartaro raccontando loro una storia? Ah!
A differenza della carne mortale che era stata pietrificata, la melagrana cresceva impavida, piena di vita. Quanta poesia per una cosa che devono solo infilarsi in bocca. Non è questo il senso della... Una gorgone? Allora esistono. Cos'è quel luccichio? Magari se la colgo di sorpresa. Ah, eppure erano loro. Eracle, il più forte dei mortali, lo sterminatore di mostri, aveva sfidato Hera e ottenuto l'impossibile indossando quei parabraccia. E ora appartenevano a Fenix. Che colpo di fortuna! Così Fenix, dopo aver sconfitto la Gorgone che aveva teso un agguato a Eracle... Ma che fai? Che succede alla tua voce? Eracle? Sì, quello! È così che si dovrebbe pronunciare. Sembra una bella fatica, ma è il tuo funerale. Solo che non posso morire. Non me lo ricordare. Come se potessi sollevare una montagna. Se solo quei parabraccia potessero spostare questa. Perade, voi due, prendetevi una stanza.
Se è caduto in quella cripta, ti salverò! Lo prometto! Quindi fammi capire bene. Invece di andare al tempio di Apollo per parlare con l'oracolo, Phoenix sta inseguendo questo sconosciuto. Phoenix, una persona davvero di buon cuore, voleva aiutare il misterioso sconosciuto, ma senza dimenticare che si stava avvicinando sempre più al tempio di Apollo e alla soluzione alla terribile maledizione inflitta al fratello e ai soldati suoi compagni. Oh sì, ricordami di cancellare i miei errori a livello narrativo. Zeus, una persona davvero di buon cuore, uccise la sua prima moglie trasformandola in mosca e poi mangiandosela. Cosa? È accaduto questo a Meti? Pensavo fosse in visita da sua sorella a Babilonia. Ops. Simbolo di Itaca.
Odisseo. Solo essere veloci. Vediamo se hai controllo. Chi sei? Mostrati! Dei bersagli sembravano abbastanza semplici da colpire, ma il terzo avrebbe richiesto l'abilità di un arciere provetto. Figuriamoci, i ragazzi di oggi giocano con le conchiglie, tirano pietre, fissano i muri, sono iperattivi, lo sai? Detto da un dio che pensa che una settimana sia sufficiente per una relazione a lungo termine. Mantieni quella mano ferma, piccolina, e potresti sopravvivere. Con l'agilità di Achille, la velocità di Atalanta, l'astuzia di Odisseo e la forza di Eracle, Fenix era pronta ad affrontare qualunque cosa avesse in serbo il futuro. Tutto qui? È questo quello che ha da offrire? Buona fortuna! Sono quasi all'oracolo. Il desiderio di salvare i compagni e il fratello aveva aumentato la determinazione di Fenix. Troppo facile.